Io però si Clementi. Togli un vestito. Opla. Signori, signore, sono Luca Capolunghi, benvenuti in un nuovo episodio della Ruota della Tortura. Bene. La prima volta l'avevo fatto con Samara. Amore, ero riuscita a scampare. È tuo turno. Invece. E lasciate tantissimi mi piace per scoprire la nuova ospite della Ruota della Tortura, o il nuovo ospite. Qui nella nostra ruota abbiamo bonus, malus, togli un vestito, scherzo, verità, prova fisica e quiz. Quello che temo più di tutti, il quiz. No, io spero che ti esca tipo togli un vestito. Tu non dovresti sperarlo, sono la tua donna, in teoria non dovresti. A me, ma per rendere un po'... Allora, sono 5 giri a testa. Ok. Chi parte? Parte sempre l'ospite. No. Parte sempre l'ospite. L'ospite deve guardare, visionare. Parte sempre, è il mio canale, decido io. Quindi a te l'onore. Prova fisica! Vabbè, dai, ci stiamo allenando, quindi secondo me... Iniziamo una bella prova fisica da far fare ad Alice. Non so se essere cattivo. Dato che hai già la sedia lì, io direi tricipiti, quelli che ti metti giù così. 10 colpi. Vai, amore. Cioè, più addominali, no? Vai, amore, 10 colpi, se non ne fai 10 penitenza, Dovrebbe non valere per quei jeans. No, ma io tutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ma mi sono allenata braccia ieri, che male. Brava, amore, brava, brava. Vabbè, oh, è piuttosto che la penitenza. No, no, però ho malissimo qua io. Vabbè. Tocca a te, vai, ma prego. Io sono sereno, vai. Neanche guardo. Malus, ha! Col malus puoi scegliere quello che vuoi. Dato che posso scegliere, io faccio... Ma che togli di un vestito? Di uno, adesso, vai, che brava. Allora, dato perché che devo stai... togliere un vestito? Perché devo decidere io. Hai girato la ruota male? Allora, dato che ti stai allenando, da quanto dici? Da quanto dici? Mi vedi anche tu? È 3 settimane che andiamo fissi. Dato che ti guardi allo specchio continuamente, flex anche qui, togliti la maglietta, amore. Dai, devo fare il video senza maglietta. Leva la maglietta. Allora, siccome io sono il proprietario e siccome so che questa ruota può essere perfida... No, non vale. Non vale. Non c'è nessun regolamento, quindi ho messo sotto la carota. Secondo me non vale. Scrivete qui sotto nei commenti se per voi vale o no, perché secondo me no. Questa cosa non me l'avevi detta. Io non vedo nessun regolamento, non si può mettere la canotta sotto. Spera che non ti esca di nuovo, se no ti faccio levare la canotta. Comunque, hai sprecato il turno, amore. Vai, tocca a te. Dai, che sciamiamo, cavolo. Scherzo. Vai, amore. Allora... No, però non... No, non tosto, cioè... Va bene. Ce l'ho. Mm. Adesso tu prendi il tuo telefono. Ecco. Chiami mia madre. Cruz. E le dici che io sono chiuso in bagno da mezz'ora, che ho bruciore di stomaco. Cioè, qui lo scherzo per te. Sì, no, però lo devi fare tu. Oh, devi essere super realistica, eh. Oh, ma devi essere disperata. Proprio. Ma tua mamma mi sta facendo mica che in presenza di altre persone, cioè. Non lo so, tu chiama. Vai, viva voce. Pronto? Ciao, Deborah, come stai? Bene, tu? Bene. C'è un grave problema. Stamattina abbiamo fatto colazione ed è da colazione che Luca è chiuso in bagno. Ti lascio solo pensare. Cosa ha mangiato? No, non lo so, però ha vomitato e poi ha detto che doveva per forza stare sul successo e sento dei rumori poco piacevoli, ecco. No, esatto, mi chiedevo se fosse mai capitato. No, di dove sta, no? Non ha mangiato qualcosa, preso freddo, ho fatto qualcosa che gli ha sconsolato. No, lui dice che sta malissimo. Ma in bagno per il rumore. Secondo te, cioè, cosa gli posso dare? Non lo so. Amore! No, non ce la faccio, ti prego. C'è tua mamma? Non riesco a tirarmi su, sono piegato in due. Ma è successo? Sì. Ma
quindi ti sente via. No, non capisco, cioè è un mix secondo me, sì, secondo me. Non è che è allergico a qualcosa, non lo so, perché fa di quei versi. Cosa che hai mangiato? No, il solito, il latte. Ah, può essere andato male? Ah beh, se il latte è andato male sì, può essere. Per caso il latte fosse scaduto e andato male, ha degli effetti bruttini. Oh, sto benissimo, Cruz, sei su YouTube! No! Non può, ha scelto lui, io dovevo solo farlo. Era una cosa contro. Creduto, di solito lo dite veramente due. Saluta. Ciao. Ciao Cruz. Ci sentiamo dopo. Ciao Deborah. Poverina. Vai, torniamo indietro. Bene. Povera. Sei stata quasi credibile. Sei stata quasi credibile. No, ci ha creduto. Lei è subito preoccupata. La mia mamma è proprio. Vado io, tocca a me? No, prova fisica di che? So già anche cosa fare, sei pronto? Dimmi. Dovrei tenermi in braccio e fare gli squat. Quanti con te in braccio? 10. Ma sei fuori? Hai scelto tu 10. E se non li fai, è un malus, quindi scelgo io cosa farti fare. Ah! Oh! Tu sei matta. Ma non ce la farò mai! Bestia! Vado! Vai! Vado? Vai! No, scendi di più, scendi di più! Ah! Ok, 3, no, scendi di più! No, scendi di più! 4, 5, 6, 8, questi ultimi sono belli, vai, gli ultimi due! 9, ultimo, vai! Dai, tocca a me, così almeno ti diverti. Pronto? Vai, gira. Dai. Ah, togli un vestito. No, però si Clemente. Togli un vestito. Allora, tu mi hai fatto togliere la maglietta. Alice dovrà togliersi i pantaloni. Prego, prego, amore. No, mi rifiuto. Ma dovrebbe essere una cosa che va contro di te, non contro. E censuro tutto. Diciamo che siamo fidanzati per un motivo. Che se tu prevedi le cose, anch'io le prevedo, amore mio. Non è vero. Quindi, allora, ovviamente non potrò avere jeans, però... Oblà! Cioè, c'hai i pantaloncini. La ginnastica, sì, amore. Belli, eh? Non te l'aspettavi? Vabbè, dai. Anzi, sono più comoda, anche se fa un po' freddo. Ma mi hai truffato. Questa è una truffa. Sono anche quelli più carini che ho. Ragazzi, non vale, eh? Fate sapere qui sotto nei commenti, sta roba non va. No, se la tua vale. Ma dai, ma la canotta sotto la maglietta si tiene, i pantaloni sotto i pantaloni non si tengono. Sono pantaloncini, come se io, cioè, potrei girare normalmente in casa con questi, eh. Tocca a te, amore. Come hai detto tu prima, hai sbagliato, ne hai perso un turno, amore, vai. Vai, gira. Quiz. Allora, premesso che non andrò in niente su geografia, storia, perché non saprò in quelle cose, quindi evitiamo. Cosa succede se sbagli il quiz? Malus. Devi elencarmi... No, sei una roba di make-up. Oh, madonna. Devi elencarmi gli step di un mio normalissimo make-up, cioè dal primo all'ultimo. Quindi tu devi letteralmente, amore, devi dirli precisi in ordine. Quindi cosa va alla base, cosa... No. Allora, prima ti lavi la faccia. Abbiamo già fatto skincare, amore. Iniziamo col make-up. Devi dire i nomi. Non so i nomi, dai. Brush. Metti un po' di blush, un po' di correttore, rossetto, mascara. Ma che in ordine? Ma che ne so, dai. In ordine. Ma è una truffa. In ordine, dai che ce la fai. Prima cosa metto? Il mascara. Hai già perso, Marco. Il correttore. Il correttore, dai, cosa metti? No, l'illuminante. Non ti rendi neanche un po' impegnato, quindi... Ma dai, ma come faccio a sapere ste robe? Giuro che se ti esce a te il quiz ti chiedo le formazioni. Allora, direi un'altra prova fisica.
fisica. Dai, ma sì, perché? Sì. Ma così almeno fai più allenamento, vedi? Dovrai... Cosa guardi? Dovrai fare 10 piegamenti. No, che 10? Hai iniziato tu col numero 10, io continuerò col numero 10. Quindi 10 piegamenti. Ma mi fa male i polsi. Ora. Ma... Vai, amore. Che palle. Indietro c'è la nostra postazione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, più giù, 7, no, più giù, amore, 8, 9, 10. Hai un po' barato, eh? Hai, Luca Campolunghi, hai un po' barato, vero? Non ce la faccio più. Vabbè, te lo tengo il buono anche se potevi far meglio. E l'ultimo giro per la funzionona. Vai, un bel malus. No, no, no. Un bel malus. Quiz! No, però... No, amore. Quiz. Allora, andiamo sempre allo stadio insieme. Te la voglio far facile, solo perché ti amo. Devi dirmi 8 giocatori della Juventus. Ah, vai. Di Gregorio. Ok. Perin. Ok. E quindi, già quelli. E siamo a 2. Danilo. Ok. Vlahovic. Ok. Brenner. Ok. Cambiaso. Ok. Ilic. Ok. Come ultimo, il nostro capitano Gatti. Dai, dai. Va bene così. Vabbè, è vero, sta facendo un po' il capitano Gatti in questa stagione. Comunque, bravo. Quarto e penultimo giro per me. Oh. Ti prego. Verità. Una bella verità scomoda, amore. Aia, non ero preparata per questa cosa, cavolo. Allora, se tu potessi cambiare una cosa di me, cosa cambieresti? E stai attenta che potremmo litigare, quindi mi metto nella mia posizione. Ah, se non risponde Malus, bene. No, 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 no. Vado su Malus. No, devi rispondere. E io ti faccio la stessa cosa su Malus, quindi rispondi. Cambierei esteticamente o caratterialmente? Caratterialmente. Vorrei che tu fossi un po' meno pigra. E io un po' meno nervoso, tu, eh. Oh, ma... Prego! Ultimo giro per Alice. È l'ultimo, dai, è l'ultimo. Ma ti uscirà il malus. Ti uscirà il malus, eh. Che ribellato. Verità! Verità anche per te! Verità anche per te! L'ultimo giro, mentre così. Vai, muori. Verità... Sincera, qua voglio vedere la tua sincerità. Se io per lavoro, per qualcosa, dovessi trasferirmi dall'altra parte del mondo completamente, lasceresti tutto e verresti via con me? A voglia, tutto pagato? È gratis, vengo. Che è gratis? Non è gratis. Se dobbiamo trasferirci per te, paghi tu. È gratis, vabbè, vengo. Lasceresti famiglia, amici, tutto? I miei genitori che fanno le vacanze gratis, verrebbero anche loro, secondo me, si mettono anche loro da noi. Dai. Sì, no, sì. L'hai fatta brutta, sei capitato male con me. Vabbè, voglio rimanere in Italia. Ultimo giro per me. Oh, vai, dai, amore. Bonus! E il mio bonus è far fare un malus ad Alice! No, è un bonus. Il regolamento, scusa. No, il regolamento dice che è un bonus per te, quindi è un bonus, devi scegliere tu cosa vuoi fare. Vabbè, allora per stavolta faccio così, per i prossimi video della ruota della tortura, scrivete cosa vi piacerebbe nel bonus, se ognuno può decidere o ci sono delle regole. Okay. Comunque, allora... Gira la ruota su quello che vuoi fare. Dai, siccome non l'ho ancora fatto... Chiudo con uno scherzo. Allora, ho recuperato il mio telefono. Col mio telefono dovrei chiamare il nostro sushi preferito e prenotare un tavolo per due per domani a pranzo. Facciamo già il giorno scherzo. Prenotare con un nome assurdo. Quello che vuoi, basta che sia un nome proprio che tu dici, questo è scemo. Stroll. Stroll? Dai, non posso mai chiamare, prenotare il nome Stroll. Prenotiamo il nome Stroll, sto già chiamando. Buonasera, volevo prenotare un tavolo per due per domani a pranzo, è possibile? Va bene, nome? Stroll. Ok, a domani, arrivederci.
Grazie, arrivederci. Vabbè, secondo me non l'ha neanche segnato. Ma secondo me Stroll ha scritto stronzo. Arriverà uno stronzo domani alle 13. Per farmelo imparare il nome Stroll, Luca mi ha anche fatto dire sei uno Stroll. Spero che il video vi sia piaciuto. E a me è andata meglio che a te, sinceramente, in alcuni casi, Fatemi sapere qui sotto nei commenti quale altro barra altra ospite volete per un episodio della Ruota della Tortura. Iscrivetevi al canale, lasciate tantissimi mi piace e tra poco... No, attivate la campanellina. Attivate la campanellina e tra poco ci sarà anche una bella sorpresa. Col tempo lo scoprirete.